smettila di giocare. La cabina è pronta. Fanny? A che cosa stai giocando? Alla battaglia navale. Scusa, non si gioca meglio in due? Beh, dovresti scaricare l'app sul tuo smartphone prima. Non devi fare la simpatica con me solo perché stai per sposare mio padre. Ehi. Sì, ma io voglio batterti perché sono brava ad affondare le navi. Te lo posso confermare. Katarina mi ha sempre battuto. Stefan, oh. Kathy. Finalmente posso presentarvi Alexander, Stefan. Piacere. Piacere mio. Ci diamo del tu, no? Sì, siamo più o meno una famiglia. Ah, sì? Da bambino passavo più tempo da Katarina che a casa nostra. Da me c'era sempre trambusto e io preferivo stare da loro. E alla tua povera mamma la cosa non piaceva? Ah, lo credo bene. I bambini possono dare sui nervi. Io sono Fanny, la figliastra. E se avete in mente qualcosa, io non ho intenzione di spargere fiori. Sorpresa? Ma di quale sorpresa parli? E dai, dimmelo adesso. Sì, naturalmente, ti saluterò tutti. Come ora devo fare l'elettroterapia? Ma... sì, tesoro, anch'io. Andrea vi saluta tanto. Grazie, come sta? Beh, la riabilitazione dura un po' più del previsto. Avrebbe tanto voluto partecipare a questo viaggio. La frattura di una spalla è una delle cose più fastidiose che possano capitare. Non la lascerò più salire da sola su una scala a pioli. Per il mio compleanno lei voleva farmi una sorpresa. E io odio le sorprese. Marmocchietto! Mamma, ma che cosa ci fai qui? Non chiamarmi sempre Marmocchietto. Anch'io sono felice di vederti, Marmocchietto. Salve, Beatrice, dottor Zander. Signora Herbst. È un vero piacere riaverla a bordo. Anche a me fa piacere. Mamma, scusa, perché non mi hai detto che avresti fatto un'altra crociera? Io non ti dico mai niente. E comunque ho promesso ad Andrea che sarei stata al tuo fianco in questo viaggio sulla Loira. Inoltre il mio appartamento non è finito, perciò ho colto questa felice occasione. Ha colto la felice occasione. E per il viaggio ho portato con me numerose letture. Mamma, oggigiorno quasi tutti i libri si possono caricare su un moderno smartphone. Che nel momento del bisogno non funziona mai. Ah, immagino che sarà una luna di miele indimenticabile per le tue coppie di sposi. E questa qui dovrebbe essere una delle coppie fortunate. Yulia, ti prego, non posso. Ma perché? Dottore? Da bambino si ribaltò la barca su cui ero salito. Va senza di me. Ce l'hai quasi fatta, Daniel. Ancora pochi passi. E poi la barca di cui parli non era grande come questa. Il Titanic era ancora più grande. Beh, se affonderà saremo insieme. Forza! Benvenuti a bordo. Stefan Ernst, wedding planner. Sono la sposa, Julia Brandner. Daniel Wagner. Piacere. Il dottor Zander, ufficiale medico. Come va? Bene. Molto piacere. Io odio le navi. Nonostante questo, si sposa qua. Complimenti. Deve essere molto innamorato. Io sono solo il testimone. È il mio migliore amico e collega. È quasi la mia ombra. Che già si sente male, anche se siamo ancora fermi. In farmacia ho qualcosa che l'aiuterà. La faccio strada. Grazie. Con permesso. E dove ha lasciato il promesso sposo? Patrick sta arrivando in aereo. Era ad un congresso medico a Stoccolma. Anzi, dovrebbe arrivare in questo momento. La lista è praticamente completa. Sto aspettando di integrarla con i primi passeggeri che hanno... D'accordo. Beatrice, mi perdoni, un favore, la prego. Potrebbe far portare la signora Bursch un paio... Di girasoli nella cabina, vero? Ho già provveduto. E come faceva a saperlo? Mi ha chiesto di farlo sua madre. Ha detto che sono i fiori preferiti della sposa. Sì, in effetti. Sua madre legge nel pensiero? Spero di no. Katarina e io ci conosciamo da ragazzi. Veniamo dallo stesso paese. Era quasi inevitabile che ci saremmo sposati. Con la benedizione di sua madre? Sa come sono fatte le madri. Tuttavia siamo rimasti amici per tutti questi anni e ora ci tengo che il matrimonio di Katarina sia praticamente perfetto. Sai che significa per il tuo discorso? Quindi dai, mettiti al lavoro. Non aspettare sino all'ultimo Guarda minuto. Che l'ho già preparato da un pezzo. Carissimi sposi, Bush e... Warner? Wagner. Dove hai lasciato gli occhiali? Non mi servono più ora. Ah, e da quando? Da quando alleno i miei occhi. Bisogna allenare i muscoli degli occhi. Gli occhiali impigriscono i muscoli oculari. Devi fare ancora molta pratica, allora. Il fatto è che ho una pessima grafia. Quindi lo batto al computer e lo stampo. O vuoi farlo tu al posto mio?
Si accomodi, prego. Oh, questa cabina è più grande della mia stanza al pensionato per infermiere. Lo sposo ha prenotato la suite Aigner. Oh. Wow, è più grande delle stanze del pensionato, vero? Due provinciali e una mente. Ah, il medico ti ha aiutato? Sì, mi ha dato qualcosa contro gli stati d'ansia. Ma perché mi sono fatto trascinare qui? Daniel, 3 mesi fa pensavo che non sarei mai salita su una nave. Lo so. E fino a 3 mesi fa non volevi avere una relazione con un collega. Niente flirt sul posto di lavoro, ricordi? Sì, ma non c'è regola senza eccezione. Mm-hmm. E comunque sia, non è un flirt io e Patrick che ci sposiamo. Vuole sempre avere l'ultima parola. Perché mi devi sempre contraddire? Voglio solo che un giorno non ti penta della decisione. Dararara. No, je ne regrette rien. Edith Piaf. Già, con la sua musica noi abbiamo trascorso molti turni di notte. Ah, lavorate nella stessa clinica? Sì, da quando eravamo semplici tirocinanti. L'ho preso sotto la mia ala protettiva. Ehi, vola basso. Ti ho salvato da infermiere in cerca di calore umano. E io da medici con intenzioni non chiare. Beh, fino a 3 mesi fa. Il dottor Perfetto era proprio perfetto. Noi infermiere, quando il mio futuro sposo è arrivato in clinica, l'abbiamo chiamato in questo modo. Io mi chiedo soltanto dove si sia cacciato il dottor Perfetto. Va bene, procediamo. Pronti a salpare. Fermi! No, non salpate! Come, prego? Il futuro sposo della signorina non è ancora a bordo. Lo dobbiamo aspettare, la prego. Con tutta la buona volontà non possiamo. Sì, ma senza sposo le nozze saltano. Scusi, ma dov'è il suo futuro marito? Non lo so, doveva essere qui già da un bel pezzo. L'aereo ha avuto un ritardo, penso. Non risponde al cellulare. Questo è lui? Patrick, sono sul ponte e sto cercando di convincere questo gentile capitano a non salpare. Davvero non sei ancora partito? E perché? Un'avaria al motore. No, va bene. Faccio riportare a terra le mie valigie e ti aspetto al porto. No. Ne sei proprio sicuro? Anch'io. Beh, che le ha detto? Che devo restare a bordo e che tenterà di raggiungerci. Ottimo, allora possiamo salpare. In piscina. È una gran bella idea, no? Tutto quello che la tiene impegnata è un'ottima idea. È una ragazza un po' precoce, si annoia in fretta. E non vuole essere trascurata. Chissà da che ha preso. Signora Herbst! Oh, Stefan ci ha detto che anche lei partecipa alla crociera. Buona, buona, buona. Niente, lei mi fa sentire ancora più vecchia. Ah, Alexander. Ciao. Trovo bello che si prenda cura di sua... Scusa, che ti prendi cura di tua nuora. Ufficialmente è la mia ex nuora, ma sono proprio felice che vadano d'accordo nonostante il divorzio. Sei stato bravo, Marmucchietto. Non chiamarmi così, mamma. Va bene, Marmucchietto. È il soprannome che gli diede sua sorella che gli è rimasto. Allora, mi dite come vi siete conosciuti? Lei ha subito un furto e io sono intervenuto. Cosa? Già. Qualcuno è entrato in ufficio e mi ha rubato il computer. Ero disperata. Dovevo consegnare un progetto per un concorso per un parco a Monaco e le copie di sicurezza e i progetti erano spariti dal server. E poi dicono che dobbiamo fidarci della moderna tecnologia. Catarina era disperata e così non ho potuto fare altro che acciuffare il ladro. E il mio computer è ritornato dov'era. Già, e ho prontamente approfittato della sua gratitudine. No, è stato amore a prima vista. Mi ha catturata, commissario. Intrappolata. E la prigioniera ha avuto la condanna a vita. Già. Metà salute, dei matrimoni salute. Finisce con un divorzio. E chi sono le vittime? I bambini. Ti faccio vedere io com'è una vera vittima, sapientona. È una bambina davvero in gamba. Ma ultimamente le piace giocare a nascondino e cogliermi di sorpresa. In questi casi si cita sempre Wilhelm Busch. Diventare padre non è tanto difficile. Essere padre lo è assai di più. Non essere triste, amore. Sistemerò tutto. E come? Se aspetti il prossimo volo non riuscirai a raggiungere la nave nemmeno con un aliscafo. Mi ci lancio sopra col paracadute. Non scherzare, non voglio diventare vedova prima delle nozze. Tranquilla, in qualche modo farò. Però saresti la vedova più attraente del mondo. Goditi questi momenti sulla nave. Con te lontano. L'infermiera Daniela ti tirerà sul morale. Non chiamare Daniel in quel modo, non mi piace.
Beh, ci sentiamo. Sì, a presto, buon volo. Quella chi era? Una neurochirurga tedesca che lavora a Harvard. Attraente per essere una fetta cervelli. E anche molto ambiziosa. Avanti. No, chiamano il mio volo. Un bacione. Prego, serviti pure. Un omaggio per la felice coppia da parte della compagnia armatrice. Ho preso le pillole, non posso. Ma piantala e bevi con la povera sposa. Hai già visto il mio abito? Non portava sfortuna, eh? Sì, ma tu non sei lo sposo. Io avrei fame, ci vuole ancora molto? Non riesco a chiudere il corsetto. Wow. Non ci sono troppi merletti e tulle. No, tu sei... L'abito è bellissimo. Beh, sono veramente contenta che ti piaccia. Mi aiuti, per favore? Qui, dai, che aspetti? Ok. Voi uomini a vestirvi impiegate un secondo. Sì. Sì, fatto. Sei stato veramente gentile. Che cosa farei senza di te? Foto! Bene, ecco qui, ci siamo. Ok. Fatto. Ok. Io lo sapevo che non dovevo bere, scusami, ma ho bisogno di un po' d'aria fresca. Oh. Ehi, ti mando le foto più tardi. Sono proprio uno stupido. Che idiota. È tutto a posto? Sì. Forse non sopporta quelle pillole. No. È solo che all'improvviso ho capito... che sono il più grande imbecille del pianeta. Non la conosco bene, ma... questo appellativo... si addice a un gran numero di eminenti candidati. Ah, sì? E uno di loro permette che l'amore della sua vita sposi un altro? Oh. Già. Oh. E la futura sposa non ha capito nulla? No. Da quanto tempo ne è innamorato? Da 3 anni, 6 mesi, 1 giorno e... 12 ore. Cioè dal primo giorno di lavoro. No, un momento. E in tutto questo tempo non ha mai avuto l'occasione per dirglielo. Vede, Julia aveva detto chiaramente che non si sarebbe mai messa insieme a un collega. Che sarebbe stato complicato, che avrebbe distrutto l'amicizia. E poi, invece di rispettare la sua regola, ha iniziato a frequentare quel medico. Beh, però immagino che lui non fosse a conoscenza di quella regola. Patrick, lui non le rispetta le regole. È un... Ora manca addirittura al suo matrimonio. Io non ci posso pensare. Beh, niente accade per caso. È un'altra regola. Allora, dov'è il resto della tua famiglia? Alexander sta addormentando Fanny e senza la cattiva matrigna si sbrigherà. Tu una cattiva matrigna? Nessuno sa trattare coi bambini meglio di te. Ah, ma Fanny è davvero un osso duro. Scommetto che l'ammorbidirei. E vive con voi? Solo nei weekend. Hai mai pensato che potrebbe mancarle un fratellino? Scusa, ho forse fatto una piccola gaffa. Una grossa gaffa. Beh, è un argomento di cui in ogni caso ti volevo parlare. Mi stai davvero incuriosendo adesso. Veramente volevo aspettare, ma tanto non è mai il momento adatto. Vuoi dirmi tutta la verità? Alexander non può procreare. E allora Fanny? Sì, Fanny è sua figlia naturale.
Ma Alexander un paio di anni fa ha avuto una grave infezione e da quel momento purtroppo è diventato sterile. All'inseminazione avete pensato? Non ci sono possibilità. Potrei restare incinta con un donatore di seme, ma qui sorge il problema. E sarebbe? Non vogliamo donatori anonimi. Certo, vi posso capire. No, Kathy, io... tu non vorrai mica che... Sì, in verità. Ad Alexander l'hai detto? Ma sì, certo. Non so che cosa ne pensi o che cosa ne pensa tua moglie, però voi non avreste... tu non avresti alcun obbligo. No, ascoltami. Ora non dire niente. Ma promettimi di pensarci, ti prego. Va bene. Ok. Tutto a posto qui? Sì, sì. Conosco il tuo sì. Cos'è successo? Niente. Niente? Voglio dire, niente di così importante, mamma. Ok. Catarina ieri sera mi ha confidato una cosa. Non mi vorrei dire che anche il suo secondo matrimonio sta per fallire. No. No, che dici? No, va tutto bene. Anzi, benissimo, direi. Sì. Certo. Stefan? Dica. Lo sposo, che non è ancora arrivato, ha appena telefonato via satellite. Pretendeva di sapere a che ora precisa avrà luogo la cerimonia. E le ha detto il motivo? No, non ne ha fatto cenno, però mi ha detto che ha bisogno di parlare con lei. Bene. Le posso chiedere un piccolo favore, Beatrice? Disponga pure di me. Potrebbe recapitare al capitano Burger il suo discorso? L'ho riletto e l'ho trovato veramente sentito. Per lei questo è altro. Grazie. Che razza di furbacchione. Ti va di fare una partita a battaglia navale? Adesso. Ho già caricato l'app sul tuo smartphone. Fanny, prima di prendere il mio cellulare, chiedimelo. E poi non ci siamo ancora cambiati, quindi non abbiamo tempo. Ma quando mi proponi una cosa tu, dobbiamo farla. Durante il viaggio avremo occasione di giocare, ma ora non è il momento. A volte mi chiedo se la madre non l'abbia incaricata di darci sui nervi. Guarda, ne sarebbe capace. A proposito, ieri sera ho raccontato a Stefan che tu... Bene. Gli hai detto che sono sterile? E gli ho chiesto se poteva aiutarci donandoci il seme. Ah, e come ha reagito? È rimasto un po' sorpreso. Ah, comprensibile. E poi? Non ha detto di no. Beh, diciamo il nostro sì, intanto. Prima volevo uccidere Fanny, ora vorrei piangere di felicità. Tu sei la sposa, puoi fare tutto. Fai un lavoro davvero meraviglioso, mi fa piacere darti una mano. Per caso hai un fazzoletto di carta? Certo. Tieni. Ho fatto correggere, battere e stampare il tuo discorso. Certo, il carattere è un po' piccolo, però così è entrato tutto in una pagina. Miei cari sposi, nella vita e nel matrimonio spesso accadono cose che non avevamo previsto. Infatti di rado succede ciò che avevamo immaginato, perché non si può sempre programmare tutto. Questo può anche essere un vantaggio, se si prova ad abbandonare i vecchi modelli, a improvvisare, ad affidarsi all'istinto personale e naturalmente all'amore, al sentimento che oggi vi ha condotti qui. Da millenni i filosofi tentano inutilmente di comprendere e spiegare cos'è l'amore.
Ma nessuno l'ha mai davvero compreso. E non è neanche necessario, poiché tutti lo riconosciamo subito, quando lo proviamo. E affinché il vostro amore non vada mai perduto, vi consegno quest'ancora. A sempiterno ricordo. A lei, pastore. Alexander Bush promette di amare e rispettare sua moglie nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi. Se acconsente, risponda sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Katharina Bush promette di amare e rispettare suo marito nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi. Se acconsente, risponda sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Nel nome del Signore vi dichiaro marito e moglie. Adesso può baciare la sposa. Victor, è stato un discorso veramente toccante. Devo ammettere che è andata bene anche senza appunti. E soprattutto senza occhiali. So che vuol dire essere piantati in asso. Cosa c'entra Edith Piaf? Vuoi farmi piangere? Julia, devo chiederti una cosa. Il vostro matrimonio è andato a monte e io... Sì? Mia cara Julia, ti posso... Julia, venga per favore. Ma proprio adesso? C'è una sorpresa. Forza, venga. Appuntati a quello che mi stavi per dire. Guardi lì. Questa proprio non me l'aspettavo. Con questo si è fatto perdonare, vero? Che cosa mi volevi dire prima? Non era niente di importante. Spero che abbiate gradito il soggiorno a bordo. Molto. Mi auguro di rivedervi presto, allora. Ma magari senza Fanny. Ieri sua figlia era davvero incantevole come damigella. Infatti, ha ragione. Come hai fatto a convincerla? Beh, le ho aumentato la paghetta e ho minacciato di toglierle per sempre il tablet. Bravo, carota e bastone. Beatrice adotta questo metodo con l'equipaggio. Buon proseguimento. Grazie. Devo dire che quando ha ragione, ha ragione. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Fanny? Allora, ha avuto modo di confidarsi con la sua amica? No. Chi arriva troppo tardi non trova riparo. È davvero troppo tardi? Grazie, dottor Zander. Prego. Colgo l'occasione per salutarla. Perché lei non viene sulla Loira? Cosa vengo a fare? Non sono in luna di miele. Quello è Patrick. Guarda, il mazziere. Julia! Sto arrivando! Che cosa non si fa per amore? Amore mio, Julia. Scusa se non sono venuto al nostro matrimonio, ma tu mi hai proibito di lanciarmi col paracadute. Una tale accoglienza mi fa pensare che tu ti senta in colpa. Ho ancora una chance? Ancora non lo so. Ti prego. Non riprovarci a lasciarmi sola. Gli piacciono le entrate in scena d'effetto? Quello è solo uno spudorato sbruffone. Sì, ma c'è da chiedersi se la... futura moglie voglia davvero essere portata all'altare da uno come lui. Forse il suo viaggio non è ancora finito. Auguri.
queste parti ci sono tanti castelli. I re una volta vivevano qui. A Parigi non si sentivano più al sicuro. Nel XIV e nel XV secolo la capitale venne occupata varie volte da truppe inglesi. Soprattutto per questo motivo i re francesi furono costretti a cercarsi un'altra residenza. E un re porta sempre con sé anche la sua corte. Così, lungo la Loira, nacquero più di 400 castelli. Sei gentile ad accompagnarci? Beh, non ha ancora svolto il suo compito. È il nostro testimone. Ma non so se posso prendermi degli altri giorni di ferie. Non preoccuparti. Ho parlato col direttore della clinica, un amico di famiglia. Pratico, no? Molto pratico. Allora? Quando si mettono in scena le nozze? Il prima possibile. Non posso far attendere ancora questa donna. Voi dovete solamente dire come e dove volete sposarvi. Mio figlio sistemerà ogni cosa. Ehi, guardate! Guardatela, avete mai volato su una di quelle? Tutto il mondo giace ai tuoi piedi, deve essere davvero bello. Ci siamo, prego. Grazie. Hai avuto modo di riflettere sulla mia richiesta? No, non ancora. Ti ho colto di sorpresa, vero? Beh, non è una richiesta che ti fanno tutti i giorni. Comunque sia, Alexander non avrebbe davvero problemi se, come dire, vostro figlio fosse di un altro procreatore. Sì, forse se io andassi con un estraneo. Ah, certo. Ma oggigiorno non è più necessario. Ormai è solo un procedimento tecnico. Tu saresti il padre biologico, però senza la... Biologia? Bravo. Si può fare in qualsiasi clinica. Ne hai già parlato con Andrea? Non ancora, no. È complicato, soprattutto al telefono. Stefan, se è un problema, dimentica che io te l'abbia chiesto. Dammi modo di parlarne con Andrea, ok? Andrea sta facendo la fisioterapia. Le ho telefonato poco fa. Ha detto che sta bene e manda saluti a tutti. Grazie. Raggiungo gli altri. Andiamo. Di che cosa devi parlare con Andrea, scusa? Di una cosa che riguarda solo lei e me. Io... Scusate, ma è sorto un piccolo problema. C'è una camera in meno. Oh, accidenti. Il suo collega aveva detto, Madame, naturale che potremmo darvi una camera in più. Sicura di aver capito bene, mamma? Il mio francese è stato sempre migliore del tuo, mon cher. Mi spiace, Madame. Il collega ha confuso le date. Non mi sembra un dramma. Io dormo con papà e Katarina. Sì, d'accordo. Nessun problema. Questa è la soluzione più semplice. Grazie. E da domani Fanny avrà la sua stanza. Bene, allora direi di vederci qui tra una mezz'ora. Gita in auto. Grazie. Mi scusi. Sì? Strada facendo, mi è venuta un'idea geniale per la nostra festa di nozze. Ah? Vorrei tanto fare un giro in mongolfiera. Può organizzarlo? Farò tutto il possibile. Che stai combinando? Sorpresa! Grazie. Allora. Non vi sbaciuccherete o roba simile tutta la notte? Quale roba? Per una volta potrete anche resistere, no? Ehi, mamma ha lo stesso identico vestito. Davvero? Però ha due taglie più grande. Ah, era un complimento. Oh. Sì, anni fa indossava la 40. Ma poi è restata incinta di me. E da allora è rimasta gonfia come un pallone. Vai a lavarti le mani. Sta solo cercando di provocarti. Beh, c'è quasi riuscita. Dai, va sotto la doccia. No, non adesso. E invece adesso è di corsa. Oh, mi sei mancata tanto. Mi dai un bacio? Certo. Dopo la doccia. Oh,
Come sei poco romantica. Scusate, non pensavo... Beh, vi volevo informare che il tour dei castelli sta per cominciare. Sì, però prima Patrick deve farsi una doccia. Bene. Una doccia fredda. Vai. Benvenuto ai posti economici. Come? Per loro noi siamo importanti come una ruota di scorta bucata. Perché accetti questa cosa? Beh, io sono minorenne, ma tu? È complicato spiegarlo. Io sono minorenne, mica sono tonta. La storia è semplicemente... complicata. Già. Mi sento incastrato e non ce la faccio a... liberarmi. Ah, vedrai che ci riuscirai. Ho una piccola bomba nella mia borsa e tra poco la farò esplodere. Sto aspettando il momento giusto. È una bomba in senso figurato, ovviamente. Io sono maggiorenne, mica sono tonto. Nel 1532, il ministro delle finanze di Francesco I acquistò Château de Viandry e lo trasformò in quello che vediamo oggi. Viandry è famoso soprattutto per i suoi giardini. I giardinieri hanno fatto un lavoro fantastico. Ho sempre sognato di fare un lavoro simile. Nei giardini sono rappresentati diversi temi. I quattro quadrati, ad esempio, rappresentano i diversi tipi di amore. Pensavo che ci fosse un solo tipo di amore. Questo qui è l'amore tenero, quello è il passionale, quello il volubile e quello l'amore tragico. Io sono molto affascinata dall'amore tragico. Château Chenonceau. È uno dei castelli più visitati della Francia. Lo chiamano anche il castello delle dame perché è stato fatto edificare soprattutto da donne. Quella elegante loggia è stata commissionata da Caterina de' Medici, ad esempio. Non mi meraviglia che ogni ragazza sogni di diventare una principessa. E di trovare il suo principe. Te lo do io, il principe. Aspetta, scusa. Oh. Devo proprio rispondere. Pronto? Che ti succede? Niente. A me non puoi raccontare bugie. Il posto è semplicemente magnifico e tu sei imbronciato. Preferiresti essere in clinica? Io adoro lavorare. Piace anche a me il lavoro, è molto. Ma ora siamo qui, quindi godiamoci questo bel momento. Lo so, certe volte si comporta un po' da presuntuoso. Diciamo pure spesso e volentieri. Ti ringrazio per essere venuto. Sei davvero il miglior amico che potessi desiderare. Ti prometto che quando ti sposerai contraccambierò, ok? Guarda, i disegni delle siepi rappresentano lame di spade. Sai un bel po' di cose. Io progetto giardini. Anche per questo ho voluto passare qui la luna di miele. A casa mia, caro architetto, ti dovrai accontentare di un po' meno spazio. Mi abituerò. Però l'altalena rimane dov'è? Non sei diventata grande per l'altalena. Certo, ma mica rimarrò figlia unica, no? Caterina mi ha confidato che vorrebbe avere una squadra di calcio. Oh. Ti hanno già detto che Stefan sarà il padre del mio fratellino? Credo che tu abbia le idee un po' confuse, cara. No, no, il mio papà non può più fare bambini. Perciò mio fratello lo deve fare tuo figlio. Fanny, ora smettila, eh? Che ha detto? È solo la verità. Detto fra noi, è solo un'idea. E comunque Stefano e Andrea non hanno accettato. Cioè, Stefano non ne ha parlato. Per favore. Non intendo conoscere altro. Thank you.
Questi castelli mi sembrano tutti uguali. Però quello lì sembra molto più fiabesco degli altri. Non è vero, Daniel? Sì, quello sembra il castello della Bella Addormentata. E infatti viene anche definito così. Il castello di Husse è il Neuschwanstein della Loira. In origine era un edificio medievale. Nel XIX secolo è stato ampliato con le strutture neogotiche che potete osservare. Tutte queste frivolezze, tutti questi ghirigori, non lo so. Per carità, a me il Neuschwanstein piace, ma mi sembra una cosa da gay. Ovviamente senza offesa, Daniel. Eh? Perché dovrei sentirmi offeso? Beh, tu, insomma. Spiegati. Beh, tu sei dell'altra sponda. Cosa? Come ti è venuto in mente? Ma dai, allora perché un uomo diventa infermiera? Infermiere. Infermiere. Magari perché sta aspettando un posto alla facoltà di medicina e nel frattempo vuole fare pratica. Tu vuoi studiare medicina? Sì. Non lo sapevo. Non me l'hai mai domandato. A dire il vero avrei bisogno di un cognac, ma qui purtroppo non ce n'è. Dove sono Alexander e Fanny? Giocano a nascondino nel labirinto. Non volevo che tu sapessi così dell'idea della, diciamo, della donazione. Donazione? Ma sei stupenda. Da come lo dici, sembra che tu stia raccogliendo soldi per una serata di beneficenza. Solo che il tuo fine non giustifica i mezzi. Ma vuoi capire che metti Stefan di fronte a un bel dilemma? Gli ho detto che se questa faccenda è un problema o se diventa uno stress, deve dimenticare che ne abbiamo parlato. So che è una richiesta insolita. Io ho pensato a Stefan perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Ho sempre riso quando le altre donne parlavano dell'orologio biologico e oggi invece realizzo che gli anni stanno passando. Sì, insomma, tu hai dei figli, puoi capirmi. Ti capisco, certo, tuttavia non ti approvo. Dalla vita non si ha sempre ciò che si vuole. Finora è andato tutto bene, però mi manchi tantissimo. Senti, potresti richiamarmi quando hai un po' più di tempo. Ti devo parlare di una questione urgente e importante. Sì, un bacio. Non le vorrai veramente parlare per telefono di una questione simile? Come, prego? La cosa non riguarda solo te e Andrea, secondo me, ma anche Katarina e anche Alexander e sua figlia. E forse anche me. Tu come l'hai saputo? Perché non hai detto subito no e basta? Perché sono rimasto perplesso e non ci ho riflettuto. No, non c'era proprio niente su cui riflettere. È una proposta assurda. Totalmente assurda. Per Katarina è quasi un'esigenza vitale. E lei è la mia migliore amica. Già. Insomma, non volevo darle una delusione proprio la sera prima delle nozze. Sì, ed è in luna di miele adesso. In fin dei conti non avrei alcun obbligo. Ma santo cielo, metteresti al mondo un figlio pensando di non avere alcun obbligo. È naturale che avresti obblighi. Ripeto soltanto quello che Katarina mi ha detto. Valutiamo qualche eventuale possibilità, va bene? Proviamo a immaginare che quei due si separino. O che a lei capiti un incidente. Al povero bambino, chi farebbe da padre? Alexander oppure tu? Era soltanto una proposta. Che devi declinare al più presto. O Katarina si farà delle illusioni. E non ne fare cenno ad Andrea. O esce dalla riabilitazione e ti rifila un pugno sul naso. Sì. Tu come l'hai saputo? Ok, ho capito. Ti ha lusingato la sua proposta. Cosa? Certo, per questo non gli hai detto subito di no. Prego? Ti piace l'idea di diventare padre? Già, il tuo orologio biologico ti ha chiamato. Pensi di generare un erede? Io non ci penso proprio, mamma. Gli uomini. Piuttosto, chi è che da anni mi fa capire che vuole diventare nonna? Io nonna? Tu nonna. Provaci. E a Vincente? Anch'io sono arrabbiato con Fanny. Ma che devo fare? Metterla in punizione? Ma come ha fatto a saperlo? Non lo so. Io non ho aperto bocca. Credi che gliel'abbia detto io?
Secondo te avrei parlato con mia figlia minorenne della mia sterilità e di come vuoi risolvere questo problema? Oh, ti prego. Vuoi dire che il cosiddetto problema l'ho provocato io? No, no, no. È un mio problema e lei è mia figlia. Non lo so, magari ha intuito qualcosa. I bambini hanno come un settimo senso. Tua figlia ha un settimo senso per una cosa, per mettere zizzania. Adesso non esagerare. Posso mettermi in mezzo a voi? No. Sì, certo. Beh, sei un po' troppo grande per questo. No, non è vero. Posso sapere qual è la sorpresa? Ma se te lo dico, che sorpresa è? La telefonata che c'è stata prima c'entra qualcosa? No. Stai mentendo? No, non c'entra con questa sorpresa. Ma allora ce n'è un'altra. Magari sono anche più di due. Beh, potevi chiedere a Daniel. Lui capisce sempre che cosa mi piace. Alla tua amica del cuore? Daniel sarà il nostro testimone. Sì, e allora? Non è mica questo gran problema se frequenta l'altra sponda. Ha mai avuto donne che tu sappia? Sì. Sì? Ma è passato parecchio tempo. Ah. E a te la cosa non sembra un po' sospetta? A me sì. Cretino! Oh! Oh! Massaggiami la schiena invece di picchiarmi. Oh! Ora il signore è soddisfatto? Sì. Più giù. Qualunque cosa sia, la bevo anch'io. La devo avvertire che... È forte? Beh, tanto meglio. Un altro, per favore. Allora, lei per cosa ne ha bisogno? Essere un buon amico non è sempre facile. E a me lo viene a dire? Grazie. Allora, all'amicizia sincera. All'amicizia sincera. Così complicata da coltivare. No, mamma, ma che roba è? Beh, l'avevo avvisata. Buongiorno. Non gridare, ti prego. Oh. È stata una notte molto piacevole. E infatti hai dormito come un sasso. 5 minuti di massaggio e il mio futuro marito è crollato. Ah, sì? Le ultime 2 settimane sono state molto pesanti. Beh, andate pure a visitare i castelli senza di me. Io torno a dormire. Se hai mal di testa, ti consiglio un po' d'aria fresca. Si impara il primo anno di corso. Sì, ma comincio ad essere allergico ai castelli. Stupidaggini, le tue sono solo scuse e basta. No, no, è vero, esiste sul serio la cosiddetta chateau-allergia. Non ci credo. È un'allergia di tipo 4. La reazione è provocata dall'attivazione di cellule del sistema immunitario, i cosiddetti linfociti T. Proprio in questo castello è stata comprovata la sua esistenza. Quindi l'allergia esiste. Hai visto? E poiché si tratta di una patologia rara, i pazienti colpiti vanno controllati molto attentamente e soprattutto da medici assai esperti. E quindi tocca a me. Peccato, un altro paio di castelli li avrei visti. L'avete architettata davvero bene. La luna di miele qui è stata una tua idea. Sì, lo ammetto. Però i miei obblighi vengono prima di tutto. Non posso mica lasciarlo qui da solo. Buongiorno a voi, ragazzi. Buongiorno. Allora, partiamo? No. No? No? E perché no? Sembra che ci sia una rivolta al palazzo. C'è una rivolta al palazzo? Cathy, visto che adesso siamo soli, io... Non ci puoi aiutare. È così, esatto. Frederica ti ha dato la sua opinione? Decisamente sì. E tu dai ancora ascolto a tua madre? Ha usato ottime argomentazioni.
Non immagini quanto mi dispiace. Tranquillo, l'avevo messo in preventivo. Davvero? Comunque, ancora grazie per averci riflettuto. Che cosa ne pensate? Oh, strepitosa! Wow! E la storia della paura delle barche perché la tua si capovolse? Ma l'acqua non era così piatta. Una canna da pesca c'è a bordo? Una canna e anche un cesto ben fornito per il picnic. La pesca. Voi uomini che fissate l'acqua? Mia cara, che ne dice di lasciare questi bei tomi soli a farsi passare l'allergia per i castelli, mentre noi facciamo una meravigliosa gita a tour? Soprattutto a guardare le sue vetrine. Guardare non costa niente. E non ci limiteremo solo a quello. Buon divertimento. E prendi tanti pesci. Molla gli ormeggi. Un momento, dove è scritto che sei tu il capitano? Beh, diciamo che ci sono i marinai e i capitani. Facciamo così, tu alla vela, io al timone. Sì, sì, vedremo. Occhio ai banchi di sabbia! Ci sono molti banchi di sabbia! Attenti ai banchi di sabbia! Patrick viene da una dinastia di medici. Mm-hmm. Suo nonno è stato un famoso chirurgo. Mm. Ha una famiglia conservatrice. Mi vedono un po' come se fossi l'uccello del paradiso. L'uccello del paradiso? Allora questa fa proprio il caso suo. La borsa? Mm. Certo, è bellissima. Visti da lontano, quei ruderi sono più affascinanti. Perché fate la luna di miele qui se non ti va di visitare i castelli? L'hanno voluto i miei genitori. Loro hanno trascorso la luna di miele qua e sono ancora molto felici insieme. Usi e tradizioni, capisco. Mi scatterebbe una foto? Sì, volentieri. Ecco. Fatto? Sì. Ehi, riprendi il timone. Cosa? Spostati, lo prendo io. E non t'agitare. Guarda qui, non è stupenda? Bella borsa. No, oh, infermiera Daniela, parlo di Julia. Ehi, stai controllando le email. In vacanza sulla Loira. Un medico non è mai in vacanza. Lo diceva sempre mio nonno. E poi aspetto delle notizie importanti. Da tuo nonno, magari. Che spiritoso. Mi hanno offerto un bel posto ad Harvard. Al congresso ho rivisto una collega tedesca che lavora lì e che, modestamente, mi trova molto attraente. Ah, sì? Ma la collega lo sa che ti stai per sposare? Tranquillo, la informerò, dopo aver ottenuto quel posto. Ah, credi che ne sarà contenta? Che importa? È stata lei a farmi perdere l'aereo. Cosa? E il guasto ai motori? Oh, ecco. Beh, i motori funzionavano perfettamente, in realtà. Che resti tra noi, eh? Grazie mille. A lei. Ci vediamo. Arrivederci. Ah, questa borsa mi fa davvero impazzire. E certo, questa è follia. Seppure c'è del nesso. Shakespeare. Ah, almeno un uomo che ci comprende. Ogni donna preferisce fare shopping senza il suo uomo. A proposito, chissà come se la staranno cavando quei due. Hanno talmente poco in comune. A parte l'allergia ai castelli. Vorrei tanto essere lì a spiarli. Andiamo, madame. Una birretta? Io ancora non ci credo. Ma che cosa? Beh, che hai perso di proposito l'aereo e che hai fatto saltare le nozze. Ehi, non l'avevo premeditato. Ho colto l'occasione. E insomma, si tratta di un posto ad Harvard, mi spiego. Per il quale hai fatto saltare le tue nozze e Julia ci è rimasta veramente male. Certo, lo so, ma mi farò perdonare. Se ottengo quel posto, anche Julia ne beneficerà. Come al solito, sei un arrogante e hai una gran faccia tosta. Ma perché te la prendi tanto? Io mica ho piantato in asso te. Sì, sì, d'accordo. Sì. Ah, ma come mai non l'ho capito prima? Certo, l'infermiera Daniela è segretamente innamorata della sua amica. No, non sono innamorata. No, mica lo sei. No, non lo sono. No, mica lo sei. Ti dico di no. E io dico il come. No, Patrick, smettila. Attento! Accidenti! Mio cellulare. Ma che fai? Ti tuffi? Wow!
È pieno d'acqua, splendido. Il tuo è a bordo? No, io non devo mica essere sempre raggiungibile. E come facciamo adesso? Hai visto che case? Sono proprio incantevoli. Molto pittoresche. Vere bomboniere. Dobbiamo andare a prendere gli uomini. Di già. Sì. No. Sbrighiamoci. D'accordo. Ancora uno sforzo, dai. Dai. Niente. È tutto inutile. Beh, allora che cosa facciamo? Quantomeno cerchiamo di capire dove siamo. Beh, noi siamo arrivati puntuali. Già, Patrick si fa sempre aspettare. Al contrario, Daniel è sempre puntuale. Provo a chiamarlo al cellulare. Il dottor Patrick Sulner in questo momento non può rispondere al telefono. Per favore, lasciate un messaggio. Ascolta, amore, noi siamo qui al molo. Appena puoi, richiamami. Ciao. Però è strano. Di solito risponde al telefono. Tranne quando è in sala operatorio, ovvio. Fantastico, siamo bloccati su un'isola. E intorno non c'è che natura selvaggia. E ora cosa facciamo? Accendiamo un fuoco, così non ti viene una bronchite. Sarebbe stupido la vigilia del matrimonio. Scusa, e come fai ad accendere un fuoco? Sorella Daniela ha fatto anche il Boy Scout. Il giovane esploratore sa anche procurarci da mangiare? Le nostre provviste sono andate. Scusi, anche oggi dobbiamo visitare giardini e castelli di qualche favorita del sovrano? A Cheverny, in effetti, c'è un castello con un giardino, ma l'attuale proprietario ha un hobby davvero particolare. Wow! Bau Bau sarebbe più adeguato. L'hobby del proprietario sono i cani da caccia. Ne possiede più di 100. Ma sono tantissimi! Che cos'hai? Niente. Stefan è molto dispiaciuto, ma non potrà aiutarci. C'era da aspettarselo. Sì, certo. Ma ci sono rimasta male lo stesso. Ti sembro matta? Era una domanda retorica. Un po' matta lo sei, ma mi piaci per questo. Spero che non mi serva mai la camicia di forza. Adesso dimentichiamo tutta questa faccenda e godiamoci la luna di miele. Ti amo tanto. Ti amo anch'io. Ecco qui. Aprilo lungo la pancia, per favore. Cosa? Asportagli l'interiore. Sei un chirurgo. Per persone, non per pesci. A luminare manca il pubblico. Soprattutto quello femminile, giusto? Al contrario di te, io ho il coraggio di dire a una donna che mi piace. Non te l'hanno insegnato quando eri Boy Scout? Guarda, Fanny, ha solo 11 settimane ed è già così grande. Papà, mi piacerebbe tanto avere un cagnolino. È con tua madre che ne devi parlare. Lo sai che la mamma non vuole animali in casa. Beh, lei abita in città, non è l'ambiente ideale. I cani hanno bisogno di fare movimento. Io non ti posso regalare un cane, ma che ne dici di scegliere un nome per questo? Non voglio scegliere un nome per un cane, io voglio un cane. Fanny, andiamo, sai che non è possibile. Prendetene uno voi, avete una casa grande e un grosso giardino. Penserei io a badare a lui, dai papà, ti prego. Tu sei con noi solo nei fine settimana. Vuoi darmi una mano tu? Tanto non potete avere figli. Fanny! Ti ho detto! È la soluzione perfetta per tutti noi. Noi non prenderemo un cane, ok? Punto e basta. Siete davvero due persone senza cuore. Assaggialo e dimmi com'è. No, grazie. Ma potrebbe volerci un bel po' prima che ci trovino. Hai per caso letto il futuro nell'interiore? Oh. Ehi, Patrick! Ci sentite? Ci hanno già trovati, visto? Siamo qui! Grazie al cielo, eravamo in pensiero! Ma che cos'è successo? Che il grande capitano ha sbagliato a manovrare. La barca si è arenata. Penserà il noleggiatore a recuperarla. Intanto vi portiamo in albergo, va bene?
Almeno potevate fare una telefonata. Il mio cellulare è caduto in acqua. Una bella seccatura. Comunque, non avete sofferto la fame? Già, grazie a Daniel. Lo sapevi che è stato nei Boy Scout? So praticamente tutto di lui. Ah, veramente? Io so una cosa che il tuo caro amico e collega finora ti ha taciuto. E sarebbe? Beh, è una cosa piuttosto importante. E che riguarda anche te. Non è il caso. Oh, andiamo, da quando in qua ci sono segreti fra di noi? Tanto prima o poi la vengo a sapere. Già. Sì, d'accordo. Ora te la dico. Lascio la clinica. Cosa? Cosa? E come mai? Io sono entrato all'Università di Berlino. Ma è una notizia... Ma perché non mi hai detto niente? Scusa. Tu eri impegnata con il matrimonio e così... Sono proprio contenta. Ah, non che te ne vai, questa è una cosa molto triste, però finalmente potrai studiare medicina, è fantastico, hai aspettato tanto tempo e ora... So che diventerai un medico formidabile. Beh... Scusatemi. Congratulazioni, collega. Buona fortuna con lo studio. Del resto te l'avevo detto. Vigliacco. Ai tuoi occhi sarebbe la soluzione migliore. In che senso? Se prendessimo un cane. Così la sottoscritta sarebbe impegnata e tua figlia contenta. Per favore, non mi mettere in bocca parole che non ho mai detto, chiaro? Però le hai pensate. Senti, ti ho sempre sostenuta in tutto. Che vuoi da me? Che tu sia sincero. Sapere se per te avere un figlio da me è importante. D'accordo. Di certo per te è molto più importante. Perché tu hai già una figlia. È colpa mia, scusa. Non si può programmare tutto nella vita. Sarebbe la fine del mondo se noi non avessimo figli. È successo a molti e comunque tu hai... me e io te. Perdonatemi. Questa ve la manda il direttore dell'albergo. Fanny ha la sua stanza, finalmente. Mi ci trasferisco io. Così tu e Fanny potete mettervi d'accordo sulla razza del cane. È tutto a posto? Che domanda stupida. Ah, sì? E parla la nostra lingua? Ma è fantastico. Bene. Allora, domani. Ho il pastore, si celebra. Bravo! Sei stato in gamba, Marmocchietto. Non chiamarmi più Marmocchietto, mamma. Ma scusami, ma per me tu sei e rimarrai sempre il mio piccolo Marmocchietto, di cui sono orgogliosa. Non mi ero mai resa conto di quanto devi sapere improvvisare per far bene il tuo lavoro. Grazie per i tuoi complimenti e grazie anche per il tuo prezioso aiuto. Ma figurati. Però fa attenzione a dove lo sposo vuole di nuovo fare il bagno. E cioè? Stamattina è finito nella Loira. Ok. E? Il fiume non è profondo. Gradisci del vino? Sì, certo. Allora, com'è andata la giornata? Non me ne parlare. Perché? La combinazione tra Catarina e Fanny è una miscela esplosiva, davvero. Lo so. Ha un carattere niente male, la dolce bambina. Spesso le dolci bambine sono dei mostri. E lo affermi per esperienza diretta? Sì. Che cos'hai? Non sono dell'umore adatto. Vuoi che la notte prima delle nozze dormiamo separati? No, sciocco. È per via di Daniel? Perché non mi ha detto che si licenzia per entrare alla facoltà di medicina? Gli uomini non parlano molto. Comunque sono contento per lui. Sì, anch'io. Però se penso che forse non lo rivedrò più... È una grossa opportunità. Già. E una volta diventato medico si troverà una dolce infermiera proprio come te. Con questo che vorresti dire? Credi che mi sia messa con te perché sei un medico? Oh, e anche perché sono un gran bell'uomo oltre ad essere un medico. Oh, sei proprio un presuntuoso. Io sto scherzando. Sei riuscito a rovinare tutto.
Buongiorno, dottore. Ah, ce ne vorrà ancora di tempo. Dov'è il tuo dottor perfetto? Sta discutendo degli ultimi dettagli con Stefan. A me ha detto solamente che la cerimonia avrà luogo oggi pomeriggio. Tu hai dei dettagli? Mm-hmm. Non siete diventati amiconi. Avrà ideato qualcosa di formidabile. Come fa sempre. Non posso pensare a come sarà in clinica senza di te. Ma ci sarà un rimpiazzo. Andiamo, sai di che sto parlando. Tu mi mancherai troppo. Berlino non è così lontano. E sai già dove andrai ad abitare? Patrick ha uno zio che forse ti potrebbe trovare... Vedrai che troverò qualcosa anche senza... Questi wedding planner sono proprio i migliori. Sarà il giorno più bello della nostra vita. Oggi noi voleremo al settimo cielo. Voleremo? Sì. No, in mongolfiera, vero? In mongolfiera, è così? Sì. Sì. Oggi alle 16 al castello di Amboise. Sopporti l'aria rarefatta, vero? E quel cesto a che cosa serve? A fare un romantico picnic. Solo noi due. Tu ci scusi, vero? Mi permette? Sì. Mi trovo a un posto su un treno per Parigi. Con piacere. E quando vuole partire? Domani? Oggi, entro oggi. Anche fra un minuto. E non dica niente a Julia, siamo intesi. Ne è proprio sicuro? Sì, certo. Non posso restare. Allora me ne occupo subito. La ringrazio. Castello di Chambord era la residenza di caccia dei re. La costruzione e il parco sono circondati da 32 chilometri di mura. Il che significa che l'intero centro storico di Parigi entrerebbe tranquillamente in questo parco. Imponente per essere una residenza di caccia. Chambord è il castello più grande della Loira. Ci sono 440 camere, 364 caminetti e 84 scalinate. Laggiù c'è quella più famosa. Ve la mostro? Bene. Spiega, Marmocchietto... Stefan. Sì, allora. Si tratta di un raro esempio di doppia scala a chiocciola. Peraltro composta da due scale parallele. E quale sarebbe la sua particolarità? Oh sì, le persone che si trovano a salire contemporaneamente le due scale possono vedersi attraverso le aperture, ma non si incontrano mai. Non ho capito. Allora proviamo di persona. Le donne da questa parte e gli uomini di là. Io vengo con te, papà. Beh, qui non vedo nessuno. Siamo qui! Molto pratico se ci si vuole evitare. Già, è vero. Però marito e moglie non vanno certo in luna di miele per evitarsi tutt'altro. Mi dispiace che tu lo abbia notato. Non so più che cosa fare, Stefan. A volte ho la sensazione che ce l'abbia con me perché ho già una figlia. Che cosa intendi dire? Evidentemente Fanny le ricorda quello che io non posso darle. Se avessi conosciuto prima Alexander. Sai, per tanto tempo ho pensato prima al lavoro e poi alla famiglia. Fatta carriera non avevo l'uomo giusto e ora che ce l'ho non posso avere un bambino. Avevi ragione, non si può avere tutto. Coinvolgere Stefan era solo una delle varie possibilità, è esatto? Esatto, ma la reazione di Alexander mi ha fatto capire che era la sua preferita. Ma esiste anche l'adozione. Siamo troppo vecchi. Oh. Amo Katarina più di ogni altra cosa, però non sono più sicuro che basti. Tu la conosci bene, pensi che sarebbe felice anche senza figli?
Beh, ora devo lasciarvi da soli. Vado ad occuparmi delle nozze. Ma pure, noi ce la caveremo anche senza di te e il tuo smartphone. Ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Fra poco ci sarà uno spettacolo equestre. Vogliamo andare a vederlo? Vieni con noi, papà. Io... vi raggiungiamo, ci godiamo ancora un po' il panorama. Ok. Se non spegni subito quell'affare, giuro che te lo butto in acqua. Sì, ho quasi finito. Oh, sì! Che c'è? Buone notizie? Ottime, direi. Passami lo champagne. Festeggiamo. Mi dici che succede? Ci trasferiamo. Cosa? Scusa, ma ci siamo appena trasferiti nel tuo appartamento. Sì, ma abbiamo di meglio. Ci trasferiamo ad Harvard. Mi hanno appena offerto un lavoro. Ad Harvard? In America? Sì. Così, su due piedi? Naturale, mica possiamo perdere tempo e farlo perdere anche a loro. Al congresso c'era quella neurochirurga. Quella che faceva la smorfiosa? Sì, quella. Beh, ha messo una buona parola per me. E io che cosa faccio? Non capisco la domanda. Ad Harvard c'è un lavoro anche per me. Certo, immagino di sì, però non sarai obbligata a lavorare. Gli americani pagano bene. Sono proprio contento, i nostri figli saranno bilingue. Tu vuoi averne, vero? Sì. Beh, che pensavo che ci saremmo presi ancora un po' di tempo e che avremmo condiviso la maternità. Temo proprio che questo in America non sarà possibile. A noi e ai bambini. Brutte notizie, amore mio. Ah sì? Ci hanno già ripensato? No, vogliono parlare con me in videoconferenza. Devo tornare in albergo. Andiamo! Bello, eh? Sì, molto. E lo sarebbe di più se ce lo godessimo. Ho detto a Stefan della situazione. E io a Friederike. E allora? Mi ha consigliato l'adozione ed è rimasta sorpresa che non abbiamo più l'età. Bene. Che vogliamo fare? Dobbiamo cercare un altro donatore? Oppure ci rivolgiamo a una clinica? In Spagna è possibile farlo. È questo che vuoi? Beh, sì, se tu lo vuoi. Io non lo so, va bene. Perché mi fai pressione? Non puoi immaginare quanto mi dispiaccia. Caterina, io ti amo. Però se per te l'idea di non avere da me un figlio naturale è insopportabile, allora... Allora cosa? Ecco, con un altro saresti più felice di quanto lo saresti con me. Uno che potrebbe darti un figlio. Tu hai ragione, io ho Fanny e non so cosa significhi non avere un figlio proprio. Però se mi rinfacciassi la tua mancata maternità un giorno... Ci lasciamo? No, non io... Non toccarmi. Caterina, io voglio solo che tu sia felice. Caterina! Ehi, ma era... Era davvero una lagna. Ehi, che cosa ti prende? Ah, non l'hai capito. Vai a lavorare ad Harvard e mi metti davanti al fatto compiuto. Non ero sicuro che la cosa sarebbe andata in porto. Scusami tanto, Julia. Vuoi venire con me ad Harvard? Ci devo pensare. Va bene, ma fallo in fretta. C'è il limite a 30. C'è chi accelera, c'è chi frena. Così va la vita, cara. We'll be right back.
Katarina! Ma dove sei? Appena senti il messaggio, richiama. È bellissimo, papà! Ah. Dov'è Katarina? Non lo so. Abbiamo litigato, io l'ho persa di vista. E non risponde alle mie telefonate. Avverto Stefan, ma scusate. Se torna va bene, altrimenti va bene lo stesso. Non ne abbiamo bisogno. Ti sbagli, Fanny. Io ho bisogno di lei. Cosa ci fai qui? Non eravate fuori per un picnic? Di nuovo una videoconferenza. Dove stai andando? A casa. Ehi, ma fra un'ora io mi sposo. Leggi la lettera. Ti prego. Cosa? Leggi questa. Beh, scusa, dimmelo tu quello che c'è scritto, faccia a faccia. Devo andare. No! Prima mi dici che cosa ti ho fatto. Tu proprio non capisci, eh? Cosa? Questo cosa vuol dire? Che io ti amo. Da 3 anni, 6 mesi, 3 giorni e 5 ore. Esattamente dal primo minuto che ti ho incontrato. E non posso restare a guardare mentre sposi un altro. Io potrei anche morire. Perché non me ne hai mai parlato? Beh, all'inizio mi hai detto che le relazioni coi colleghi erano tabù, ricordi? Che non funzionano, che finiscono in veri disastri. E io l'ho accettato, povero idiota. Ho avuto paura che avrei fatto... Paura? Sì, paura. Paura di essere rifiutato. Paura che se mi fossi confidato io avrei potuto rovinare tutto. Oh. Oh. È tutto quello che hai da dirmi. Oh. E cosa dovrei dirti, scusa? Che provi qualcosa per me, ad esempio. Che per te sono importante. Questo è vero. Allora andiamo via. Ora. Perché no? Perché? Non è possibile. Tu e io... Che c'è? Tu hai frainteso le cose. Ma quali cose? L'amore è la nostra amicizia. Ti assicuro di no. Invece sì. Te lo dico io di cosa hai paura. Hai paura di perdermi come amica. Ma non sarà così. Buona fortuna. Thank you. See you. Bye-bye. Era il mio nuovo capo, quello di Harvard. Ammesso che ci trasferiamo. Che è successo? Daniel è appena partito. Ti ha confessato il suo amore finalmente? Così tu lo sapevi. E non mi hai detto niente. Ehi, non è certo un mio problema. Coraggio, sbrigati. Tra poco ci sposiamo. Ti devi cambiare. Chiederò a Stefan di badare a te, o stavolta all'altare sarai tu a mollarmi. Katarina ancora non risponde al telefono. Anche Stefan ha provato a chiamarla. E in albergo non si è fatta vedere. È stata tutta colpa mia. No, non deve farsene una colpa. Come se fosse facile. Mi compri un gelato? No, prima dobbiamo trovare Katarina. Ma io il gelato lo voglio adesso. Oh, ci risiamo. Ti secca non essere sempre al centro dell'attenzione? Lei torni pure a cercare la sua Katarina. Lo compro io il gelato a Fanny. A dopo. La gelateria è laggiù.
Io non capisco perché oggi papà è così agitato. Ah, vedi, tesoro, quando siamo una persona ci si preoccupa per lei. Papà sarebbe in pensiero anche per te se tu sparissi. Io però sono qui. Ci accomodiamo? Sì. Sì. Tu conosci tuo padre meglio di chiunque altro, giusto? Sì, perché? E secondo te, da quando conosce Katarina, lui sta meglio oppure sta peggio? Sinceramente. Io come faccio a saperlo? Lo conosci meglio di chiunque altro, l'hai detto tu? Sì, in effetti sta meglio, molto meglio. E secondo te lui come si sentirebbe se Katarina all'improvviso non ci fosse più? Ascolta, più si va in là con l'età e più l'amore diventa complicato. Questo non è un mio problema. No, lo è in questo caso. Katarina e tuo padre, per amarsi, hanno bisogno anche di te. Aspetta, so come possiamo trovare Katarina. Davvero? Come? Guarda un po' qui. Oh, una super spia digitale. Wow! Ma non devi dirlo a nessuno. No. Sai una cosa? Stavo pensando di adottarti come nonna. Ora va da lei. Posso sedermi vicino a te? Come mi hai trovata? Beh, forse è meglio che non te lo dica. Perché sei qui? Per chiederti scusa. Sono stata cattiva con te. Ti ha mandata tuo padre, vero? Ti sta cercando. Lui è molto preoccupato. Proprio non lo vuoi chiamare. Non mi piace quando litigate. Se continuiamo a farlo, ti libererai di me. Io preferirei che tu restassi con noi. Ah, sì? Papà ti vuole bene. Da quando vi siete conosciuti sta meglio. E anche tu, giusto? Di solito, sì. E il giorno in cui avrai un bambino, sarò la sua sorella maggiore. E se non lo avrò? Ti rimarrai io, la figlia di primo letto. Non saresti proprio la mia mamma, però... Mi scusi, signore, è suo questo? Sì, certo, perché? Me lo potrebbe prestare, è di importanza vitale per me. Si tratta di un grande amore. Ah, beh, se si tratta di un grande amore, prego. Grazie, giuro che glielo riporto. Salve. Lei è lo sposo? Sì, sono io. E io sono il parroco. Dov'è la sposa? Sta arrivando, spero. Lo sapeva anche lei, vero? L'ho immaginato. Beh, Daniel mi sentirà. Se ami una persona, devi dirglielo, giusto? Intendo dirglielo subito, non un'ora prima che sposi un altro. Thank you.
Il primo viaggio in mongolfiera con passeggeri ebbe luogo il 19 settembre 1783 a Versailles. Sa chi furono gli intrepidi aeronauti? No, non lo so. Una pecora, un gallo e un'anatra! Scusate. Scusate, non volevo disturbare lo spettacolo. Non c'è problema, monsieur, stiamo solo provando. Ah, allora, beh, meno male. Scusate, devo andare. Aspetti un momento, prego. Sì. Potrebbe rifarla stasera? Cosa? Ma la sua spettacolare accaduta. No. Che peccato, il pubblico ne sarebbe stato entusiasta. Magari la prossima volta. Ci vediamo. Bravo! Finalmente ci siamo. Aiuto! Brigatevi! È tutto a posto? Sì, naturalmente. Che è successo? Questo dannato vestito si è impigliato. Non perdere tempo, la mongolfiera sta partendo. Aspettate, mi serve soltanto un momento. Faccio qualcosa, la prego. Strappo? Sì. Grazie. Giulia, aspetta. Ora che cosa vuole? Non lo fare. Non devi salire. Non ascoltare quel clown. Non ho paura solo di perdere un'amica, ma anche il grande amore della mia vita. Non posso vivere senza di te. Siamo fatti l'uno per l'altra, e da sempre. Sì, lo so. Sei sempre stato quello giusto per me. Ehi! Sei impazzito! Faccia qualcosa, per favore! Buona trasvolata! Allora, com'è andata? Tutto risolto? Non è evidente, direi di sì. Ci eravamo momentaneamente persi di vista, ma Fanny ha ritrovato la mia Katarina. Scusa, tu come avresti fatto? Non è molto importante ora, l'importante è che l'ha trovata. Fanny ha ragione. Abbiamo una figlia veramente in gamba. Abbiamo? E per il cane cosa facciamo? Piuttosto chiederei come lo chiamiamo. E come sono andate le nozze? C'è stato un happy end, ma non proprio quello atteso. Naturalmente. Naturalmente. Meglio che sia andata così. Forse sì. C'est la vie. La vita di un wedding planner è davvero piena di sorprese. Puoi dirlo forte, mamma. Non avrei mai pensato che saresti diventata una mia collega. È un'offerta di lavoro? No. Se mi dici la destinazione del prossimo viaggio, mi documento e non ti faccio fare una brutta figura. No, mamma. Come farei a spiegarlo ad Andrea? Già. Ma insieme a me ti sei divertito un bel po', vero, Marmocchietto? Io mi sono divertito un mondo, mamma.
Ma ti prego, non mi chiamare mai più Marmocchietto. Neanche per sogno, Marmocchietto. Ti amo da morire. Ti amo anch'io. Je ne regrette rien. Thank you.